Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti nel nuovo video. Video haul. Sì, ho fatto la live prima, non so quanti di voi l'avete vista. Sono ancora così, tipo, lascio perdere. Sono stanca. Non ho voglia di lavarmi i capelli adesso. C'ho sonno. Fa freddo, molto freddo. Infatti ho qua il mio pigiama di Hello Kitty, molto molto bello, molto caldo. Comunque questo è un video haul che ho fatto da OVS e ho preso un sacco di cose carinissime, strapucciose. Di vestiario ho preso solo una cosa che era ancora in saldo e poi tutte le altre cose, tutte cose make-upose. Bene, allora aspettate che ho tipo scontrino lungo così da OVS, poi me ne hanno dati altri due che praticamente vale 12 euro per l'acquisto online. E anche questo, suppongo, questa è la lista di ieri della spesa. Un'altra cosa, ok. Ah no, scusate, di vestiario ci sono due cose. Allora, ma tutta roba comunque in saldo a 2 euro. Vedete, 2 euro. Ho preso dei calzini a Davide, mio suocero. Si sì, erano comunque messi nella cesta. Questi sono così, praticamente erano tre pezzi, però si sono staccati, erano così sciolti e il commesso me li ha uniti lui. Praticamente, e sono tutti grigi. Questo ha la particolarità che in punta e sul tallone è grigio. E questo qua invece, in punta sul tallone e qua come questo sul bordo, è color bordeaux vinaccia. Comunque tre paia di calze, 2 euro a buon prezzo. Poi ho preso questo che è veramente morbidissimo, è tipo una coccola. Allora, questo qua costava 29,99, 30 euro, c'era il 50% di sconto e l'ho pagato 14,99. È veramente molto molto bello. Allora, è fatto innanzitutto così, vedete, con questo cotone sbrilluccicante. È tipo un color cipria, è molto molto bello. È un cardigan, come potete vedere, è un cardigan molto molto lungo. Qui le maniche e i polsini finiscono in questo modo. Ha due tasche sul davanti, così. La lavorazione è fatta in questo modo, il davanti praticamente si presenta in questo modo, così. Molto molto lungo, non ha bottoni, rimane aperto. Non so come farvelo capire, però è veramente molto molto bello. Lo trovo molto bello, casual. Come vedete, i miei gusti stanno un pochettino cambiando. Mi sto tipo raffinando. Però pucciosa inside, sempre sempre. Questo lo vedo bene, non lo so, con o una camicia, un body sotto, una magliettina comunque, e un pantalone nero, oppure un jeans. Lo vedo comunque un capo versatile. È stramorbido e non potevo non prenderlo, mi è piaciuto troppo. Ora passiamo al make-up. Non so se I love make-up o I see, ok. Non so se si chiama I love make-up o I heart make-up, che comunque è il coso del cuore, vabbè. Comunque, ho preso questi due highlighter, sono illuminanti. Allora, ho preso questo qua, Unicorn's Heart, e questo qua, Dragon Heart, cuore di drago e cuore di unicorno. Adesso ve li apro e ve li faccio vedere. Io stavo cercando la palettina. Vedete che non riesco a pensare. Aiuto con le mie forbici molto fashion. Stavo cercando la palettina, quella con la forma di cioccolato bianco, tipo che
così e mi hanno detto praticamente che stanno rifornendo. Dovrò cercare in un altro OVS perché questo OVS qui dove vado, che c'è l'Esselunga, che è quello più vicino al momento, è piccolino, quindi non ha quasi nulla, però sono riuscita a trovare questi. E di questi qua c'era anche Mermaid Heart, Sirena. Però, boh, non lo so, come colori mi sono piaciuti di più questi. Quello là era un po' troppo arlecchino. Adesso comunque ve lo apro, vediamo come sono fatti. Ricordano un po' il packaging della Too Faced. Ecco, questo è il packaging. Sento che è ballonzola, non è fisso. Odore non hanno odore. E questo è il praticamente, guardate, non è fissato, è attaccato così. Potevano secondo me curarlo meglio un attimino questo dettaglio. Comunque questo qua costa, ve lo dico subito. Questo l'ho pagato 5,99, che non è neanche pochissimo. Potevano comunque tenerlo fisso, perché se tu lo tieni così poi c'è il rischio che ti cada. Comunque vabbè. Adesso vi faccio uno swatch. Un attimino. Li ho presi tutti e tre insieme, guardate. È molto pigmentato come... Come colore è veramente pigmentato. Aspetta che lo faccio meglio perché... Questo qua lo trovo meglio sull'abbronzatura. Questo qua va bene come blush illuminante, perché come colorazione, però lo trovo meglio con l'abbronzatura o con una carnagione scura. Comunque c'è questa parte dove è più dorato e diviso e questa parte dove c'è comunque più pesca e rosso. Sì, è bello questo qua, mi piace. Vediamo unicorno com'è, così se siete interessate almeno potete vedere in anteprima queste palettine come sono fatte. Comunque per il prezzo che hanno, che costicchiano, non è che costano poco, non costano tantissimo, ma non costano comunque neanche poco, eh. Questa è fatta così, anche questa stesso packaging. Questa, sentiamo. L'odore non è buono, anche questa si stacca in questo modo, non rimane. Questo proprio ha i colori più arcobaleneschi. Questo secondo me va bene per un make-up invernale, vediamo. È molto molto lucido comunque. Adesso vado, vediamo da questa parte, proviamo. Li miscelo tutti insieme. Guardate. E questo veramente questo qua è più delluminante, poi ovviamente sfumato, però ottimo come illuminante. Poi anche questo qua è diviso in varie sezioni, però ne basta veramente poco e rimane tantissimo. Questo va bene secondo me da metterlo anche come ombretto. È carino. Magari adesso vedo, magari prenderò anche quello Mermaid. Comunque queste scatoline qua le butto perché non mi servono, anche perché tengo solo queste. Poi vabbè, comunque sono carine. Ho preso finalmente questo pennello che io ero tipo da 2 anni che lo volevo, che Essence aveva messo tipo spugnoso e non lo trovavo mai. L'ho trovato adesso con questa nuova collezione di pennelli. Là. Non so, mi sembra estiva come linea, guardate. Sembra una linea estiva, non lo so. Adesso lo apriamo. I pennelli Essence sono sempre validi. Questo pennello, vediamo se mi dice. Essence, Essence, Essence. Non mi dice. Però mi pare che l'ho pagato 2,89. Sì. E adesso ve lo faccio subito vedere. È carino perché c'è tipo questa Beauty Blender integrata. E questa. Magari va bene per mettere il correttore, tipo picchiettare qua così, va tipo nelle zone, vedete, si va a mettere proprio, è comoda, sì, per stendere il correttore.
sì. È carina, tipo una piccola beauty blender, carinissimo questo pennello, e poi anche carino il proprio il pennello. Poi ho preso anche una palettina e questo penso che sia la collezione di San Valentino. Guardate, ci sono questi due coniglietti così, poi facendo così si abbracciano, carinissimi. E questa praticamente ha dei colori pazzeschi, cioè guardate, i colori sono qualcosa di pazzesco. Adesso provo a farvi lo swatch, tipo del verde. Guardate, super super scrivente. Questo verde più chiaro, poi prendiamo questo marroncino. Ah, guardate, sono colori scriventi. Sono colori abbastanza scriventi. Questo qua è il verdino più chiaro, però penso che con più passate. No, è bella, mi piace come palettina. Vediamo il marrone più scuro, che ha tanti riflessi dorati, che è questo qua. È molto, molto bello. Questo vira anche a un borgogna, no, è veramente bello. Poi questo verde è pazzesco, cioè guardate. Poi secondo me magari bagnando anche un po' il pennello, vi voglio fare un trucco con questa palettina. Fatemi sapere se vi interessa un trucco con questa palettina, che mi è piaciuta veramente tanto e costava mi pare sui 3,80, cioè probabilmente poco per una palettina carina e molto molto bella. E niente. Poi ho preso sempre di Essence due maschere viso. Ok. Sempre della linea penso di San Valentino. Allora, questa qua praticamente è per il viso. Come potete vedere, è per tutto il viso. Dietro poi ci sono le varie spiegazioni. Questa qua invece, carinissima, è solamente per gli occhi, contorno occhi. Infatti, guardate, qua ci sono tutte le varie spiegazioni. Poi magari le faremo insieme in una live, oppure in una skincare, oppure in una. Posso introdurre un nuovo tipologia di video nel mio canale, tipo testiamo nuovi prodottini e non so, fatemi sapere se volete che testiamo dei prodotti, se introduco appunto questa tipologia di video nel mio canale, fatemelo sapere, io lo farò molto volentieri. Bene, questi sono stati i miei acquistini da OVS e spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia dato qualche spunto per andare voi a comprare qualcosa. E niente, io vi ringrazio tutti quanti, grazie ai nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre. Un bacione e vi aspetto con Like All You. Mi sa che vedrete prima Like All You o questo video, non lo so, non ne ho la minima idea. Penso che forse carico prima questo video e poi ci sarà Like All You. Bene, top. E basta. Prossimamente ci sarà il video haul Primark, perché devo andare e quindi farò un mega mega haul Primark. Fatemi sapere se vi interessa il mega giganterremo haul Primark. Io adoro, già sto sbavando adesso per quando farò appunto gli acquisti. E nulla, io vi ringrazio veramente a tutti quanti. Grazie, siete sempre di più. Abbiamo già superato i 33.000 iscritti. Grazie di cuore. Presto uscirà un video per l'incontro, così vi posso abbracciare tutti quanti. Ci incontriamo. Ah, vi dico già che sarà di sabato e che sarà al centro commerciale in Metropoli, in via Moretti, che comunque è a Milano. Bene, così magari vi potete organizzare e magari sotto questo video mi fate sapere più o meno quale l'orario che preferite. Penso che comunque l'orario dalle 2:30/3 fino alle 5 facciamo, penso che vada bene un po' per tutti e basta, comunque farò un video apposta e niente, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ciao.